Ragazzi, buongiorno. Nuova ricetta carbonara di zucchine, pasta alla carbonara di zucchine. Praticamente fate il sugo, invece che fare solo la carbonara col guanciale o con la pancetta e le uova, mettete le uova sbattute, due uova sbattute o anche tre, dipende quante persone siete, in una ciotola, le sbattete e mettete un po' di formaggio grana, quanto basta, cubi quanto basta. Scusate le occhiaie, la mia faccia sfatta, struccata sempre, vabbè, lasciate perdere. Non mi guardate. E cuociamo la pasta, le zucchine le tagliamo a cubetti o a rondelle e poi ancora a cubetti, comunque prima a fettine, tagliamo le estremità, prima a fettine, poi a cubetti, le mettiamo in padella con un soffritto di olio, aglio o cipolla o scalogno, quello che avete in casa. Cuociamo appunto le zucchine, poi mettiamo la pasta, quando è cotta, la scogliamo al dente, la mettiamo nella padella con le zucchine, mescolo un pochino di sale. Un po' d'olio, ma c'è già nella padella, quindi vabbè, non esagerate con l'olio che fa male. E mescolo appunto le uova, le metto anche sulla pasta a fine cottura. Sono un po' crude le uova fatte così, però sono buone. La pasta, vi faccio vedere la ricetta adesso, mai fatta, ma è gustosa, secondo me è gustosa. Vedo un sacco di ricette su Instagram, su YouTube, voglio farle anch'io e questa è una delle tante, anche se di video ricette ne ho fatte tantissime. Spero che vi piaccia. Metterò la musica sicuramente perché non voglio. O vi faccio sentire i suoni del gas, eccetera, anche se non è un video rilassante ASMR. Comunque, non so se metterò la musica perché poi vengo criticata anche per la musica, che è sempre la stessa, che non va bene per il copyright. Vabbè, comunque, ci vediamo dopo. Ragazzi, buongiorno. Ho fatto una maschera al viso di quelle che ho comprato con l'animale e vi ho fatto un video prima di questo. Adesso sto cucinando, avevo già cucinato prima, voglio cucinare un'altra ricetta. Vabbè, queste ricette le faccio in un giorno solo, ma le mangio per 2 o 3 giorni, eh. Non è che oggi mangio 2 ricette perché sarei pazza. Comunque, polpette di ceci e patate, sbuccio le patate, le cuocio, cioè 6 polpette, leggo perché ho scritto tutto sull'agenda. 200 g di ceci, 200 g di patate lesse, quindi cotte, 2 cucchiai di pan grattato e 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. Dopo averle cotte, metto le patate in una ciotola. I ceci li scolate, li frullate insieme alle patate, poi aggiungete il parmigiano e il pan grattato, formate le polpette con le mani, un po' unte di olio e fate riposare in frigo un'ora. Poi, dopo quest'ora, cuocete in padella con olio, ovviamente padella antiaderente, 5 minuti per lato. Le patate qui sono sbucciate, vedete? Le metto nella pentola, intere così. Quando sono cotte, che si sbriciolano un pochino con la forchetta, senza, non si devono distruggere, le metto nel frullatore a immersione. Allora, ceci, 380 grammi sgocciolati qui. Patate qui, ce ne sono poche, ma solo per fare una prova, che sta ricetta non l'ho mai fatta, voglio vedere se viene bene. Si schiacciano bene, sono morbide, le ho appena cotte, ho messo l'olio lì dentro, adesso metto i ceci, le patate, tutto insieme nel frullatore a immersione, questo qui che mi ha regalato mia madre, anche il forno rosso me l'ha regalato mia madre. Olio, non ho messo l'aglio, però le polpette senza aglio mi piacciono di più. Se devo fare un sugo mi piace che sappia di aglio, ma se no, anche se non sanno di aglio le polpette, va bene lo stesso. Frulliamo, ok, con un po' d'acqua se serve, mettete un po' d'acqua, ci vediamo dopo aver frullato, vediamo come viene. Deve venire una cremina non troppo liquida, non troppo densa, e poi o in forno a 180 gradi una decina di minuti oppure in padella con olio, ovviamente anche in padella mettete l'olio, 5 minuti per lato, fate le polpette, ok? Metto 2 cucchiai di parmigiano, è un impasto molliccio, quindi adesso metto prima il pan grattato, voglio vedere se riesco con il pan grattato a farle diventare un po' più dure, vediamo un po'. È già freddo, prima era caldo, voglio vedere se riesco a fare delle palline, perché se no le metto dentro il coppapasta.
Mi sa che non riesco neanche col pangrattato. Quando faccio le polpette di zucchine, fagioli, cannellini, viene un po' più denso col pangrattato l'impasto, invece stavolta non viene. Vengono delle forme strane, non riesco a fare delle palline. Vengono sempre dei palloni più che delle palline. Le forme che faccio io non vengono mai bene. Poi se non ho manualità, si vede, vero? Non mi criticate, che mi critico già da sola. Sembra di giocare con la pasta di sale. Ma il gusto è buono perché sai di ceci. Anche se i ceci io di solito non li amo molto, infatti compro solo fagioli, ma sto trovando un sacco di ricette vegane, anche se non sono vegana. Vedi che vengono, però è una forma strana. Se riesco a non cuocerle in forno è meglio, così si risparmia anche la luce, che già il gas costa tanto. Pangrattato questo qui del Carrefour, anche non di marca, chi se ne frega. Il formaggio l'ho messo prima, mettiamo un bel po' di pangrattato così. Voilà, chiuditi lì e impastiamo. Impastiamo, tutto molliccio. Fa senso. Se non vi piace impastare, le polpette non fanno per voi. Non mi sono bagnata le mani con l'olio. E si attacca di nuovo tutte le dita. Che stress, madonna. Io sono sempre autocritica con me stessa. Sempre, da sempre e per sempre. Sono dei palloni. Ho scongelato un po' di pesce, 3 pezzi, per la cena 3 stasera e 3 per domani, e 4-5 polpette, 4 polpette in mezzo, un po' di patate di quelle che avevo avanzato. Cuocio tutto in forno, almeno non cuocio solo le polpette in forno o in padella, ma accendo il forno per cuocere anche il pesce, così mangio un po' di verdure, cioè le patate e le polpette di ceci con le patate, e un po' di pesce, che non mangio mai pesce, devo mangiare più pesce. Buona cena, metto in forno, ci vediamo dopo. Questo è il risultato finale: pesce, patate. La ricetta era solo delle polpette, ma vi ho fatto vedere anche la cena, visto che è un vlog. Ha un profumo, il pesce è buonissimo, le polpette di ceci sono abbastanza morbide ancora, ma sono cotte, perché se le cuocevo troppo erano poi dure come il cemento, non va bene. Il pesce è cotto, le patate al forno sono cotte. Buona cena, a presto. Provate a fare le polpette, che sono buonissime, anche se hanno delle forme strane le mie, però sono buone. E basta. A presto. Commentate se vi piacciono i video ricetta, se ne volete altri.